Sono partiti questa mattina i lavori per rendere definitiva la rotatoria di Loreto, un intervento che arriva dopo un lungo periodo di sperimentazione e che prevede un restyling completo dell'area. Più che positivo il commento dell'assessore all'operatività Enzo Belloni, il quale ha sottolineato come la rotatoria abbia ridotto drasticamente il verificarsi di incidenti in uno degli incroci più trafficati della città. Devo dire una sperimentazione che ha funzionato, questo era l'incrocio della città dove venivano registrati più incidenti. Attraverso la realizzazione della rotatoria provvisoria gli incidenti sono calati in maniera esponenziale. Per questo abbiamo deciso di rendere questa rotatoria definitiva, e magari è stata realizzata dopo tante altre, però ci sembrava giusto, visto il numero elevato di auto che ci transitano quotidianamente, renderla definitiva, anche perché attraverso la realizzazione di questa rotatoria definitiva renderemo più fluido anche il passaggio di pedoni, di biciclette, e oltre che dal punto di vista estetico rendere questo pezzo di città più sicuro ancora attraverso la realizzazione della rotatoria definitiva ci rende particolarmente orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto. Era un progetto, diciamo, ambizioso e anche dal punto di vista politico fortemente voluto dal quartiere, e hanno lottato, diciamo, per anni per avere questa rotatoria, e devo dire che nel giro di 3 mesi penso che i tempi del cantiere sono circa 90 giorni e arriveremo a vedere la rotatoria definitiva attorno alla fine di gennaio. Il costo dell'intervento? Il costo dell'intervento è superiore ai 160.000 euro, un intervento importante perché ovviamente prevede asfaltatura, cordoli, passaggi pedonali e tutta la nuova illuminazione, perché la nuova rotatoria prevede la demolizione del vecchio lampione e la realizzazione di una illuminazione nuova. D'accordo tutti è sempre impossibile, no? Perché molti ci chiedono magari di poter in via Ugolini, dove siamo noi in questo momento, di poter entrare in rotatoria, ma non si poteva fare nemmeno prima, magari chi lo faceva commetteva un illecito dal punto di vista viabilistico, però a parte le file che ovviamente in alcune situazioni si formano venendo dal centro in direzione via Flaminia, però complessivamente dobbiamo dire che l'intervento ha ottenuto i risultati che ci aspettavamo.